guardate un po' chi c'è sulla terra questa settimana, dopo una settimana di pausa. C'è Xur di nuovo, signori cari. Siamo sulla terra. Baia Tortuosa, solito posto. Qui potete passare tramite la grotta. C'è il passaggio, se no saltate come dei canguri. Venite qui sopra. E questa settimana Xur vende. Per questo che i nove mi hanno mandato qui. Chi è che ha scritto signori di lui prima in chat, raga? Ci ha beccato. O l'avevi visto? Aveva visto, ma sa. Signore dei lupi spara una potente raffica di danni solari a corto raggio. In più c'ha rilascia i lupi, premi R, quindi il tasto della ricarica quadrato, eh? Passa una raffica più lunga e potente. Signore dei lupi che ormai è stato completamente spappolato dai nerf. C'è ancora qualche temerario che lo usa in crogiolo. In realtà continua ad essere abbastanza fastidioso avercelo contro. Non è più forte come prima, la gittata naturalmente non è più forte come prima, però in PvP rimane decisamente fastidioso. In PvE qualcosina si può fare, però come al solito quando si parla di armi esotiche, soprattutto primarie energetiche, ahimè, non è che ci sia tanto scampo, è meglio usarle sulle pesanti, le esotiche, che ci sono decisamente scelte migliori. Spina del Giovane Ankara, cacciatore. Cacciatore. Aumenta la durata di granata laser e il suo raggio d'azione. Infligge le danni con le abilità. Ricarica l'energia di granata laser. Quindi da usare con la sottoclasse solare e con la granata laser. Insomma, interessante se si vuol creare qualcosa di diverso, diciamo così, sia in PvE che in PvP. Però insomma non è sto gran pezzo. Mi levo un secondo che vi faccio vedere le statistiche. Abbiamo un buon 65 però. Peccato che la maggiore è resilienza con 17. Però 65 not bad. Not bad. Però per il resto insomma il pezzo in sé non è niente di fenomenale. Poi Guerriero Eterno. Ottieni uno scudo aggiuntivo quando attivi i pugni della distruzione. Un buon 63 con 14 di recupero. Non male. Non male, le statistiche ci possono sta. E molto, molto situazionale. Molto situazionale, raga. Come vi dicevo, non è la prima volta che la becchiamo. Ogni volta vi spiego sempre la stessa cosa. Quindi, se volete usare questa esotica, la miglior cosa è quella di switchare su questa quando avete la supercarica. Però, naturalmente dovrete avere il tempo di poterlo fare. Quindi voi adesso, giustamente, voi su console... dite, ah, non riesco a farlo perché è troppo lento, giustamente, quindi Bungie, ascoltaci. E per il resto, l'utilità, a parte quella, nel gameplay normale non ce l'ha, quindi per avere il meglio da questa esotica dovete avere la supercarica col titano. Quindi un po' me. Verso dell'astrocita. Siamo con lo stregone. Usi lampo... su distanze maggiori e più frequentemente l'arma è pronta subito dopo lampo e il radar rimane attivo. Quindi è un'esotica prettamente da usare con il lampo, quindi il classico blink sottoclasse da vuoto. Per quello che dice, naturalmente è molto molto orientata per il PvP, il che naturalmente la rende ancora un po' più di nicchia. Però insomma, se usate quello da vuoto e usate il blink, questa è l'esotica che fa per voi, perché altrimenti il blink da solo fa schifo, fa schifo. Mobilità 60, intelletto 14, insomma statistiche un po' così, però insomma anche qui molto situazionale, dovete usare una cosa specifica per prenderne il massimo. Per il resto, regà, Luxur non è dei migliori, però insomma se vi manca qualcosa, come sempre, andatela a comprare.